parlare insieme con la chiesa evangelica metodista, di coloro che dai pratici, ne so sorprendere, ma poi c'è disegnare, di scuola e sindacati, base, senza partiti, non partiti così, no? E abbiamo fatto questa battaglia, il nostro quesito, insomma, alla fine è passato, una cosa fondamentale, poi è questo, che quando sono andato in carica per poter fare qualche film sul quesito lì, la risposta della colonia è stata altissima, perché noi abbiamo raccolto 13.000 prime, oggi da 300.000 elettori, quindi più o meno è come dire che è un giornale per avere una dimensione se ce ne raccolto più di 2.000 prime, per intenderci, insomma, in pochissimo tempo, in pochissimo tempo. Poi a questo punto, adesso siamo in questa situazione che noi sappiamo che in questo momento vinciamo, te lo dico a tutti, vinciamo, ma lo sanno anche loro, gli altri, no? E quindi la battaglia è portata, e le ultime notizie che ho avuto, sono sceso in campo con i banchetti, tutto per cancellare, insomma, è data parte ai militari, no? Quindi potrei per ora finire dicendo, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di tutto, il pronunciamento della associazione di tutto, perché lo scontro è in quel giorno che ci sarà il progetto ucciso, chi sa da una parte ultimamente molto giornale è un po' più bravo, non lo sappiamo perfettamente. Allora noi abbiamo anche in mano un sondaggio fatto 6 giorni fa, certo, e i sondaggi in questo momento dicono così, ma di questa cosa non vogliamo, ma appunto per questo è fondamentale, anche perché sia il cardinale, perché tutti una parte di due cose, intervenire il cardinale Bagnasco prima, seconda ieri sul Corriere di Bologna, il sindaco dice, certo che è nazionale, e da qui in questo referendum ricostruiremo il PD, quindi ci hanno messo in campo la Chiesa e il PD. Ora capite che la sfida è grossa, no? Perché per l'elettore. Se voi perdete il referendum, di parte la ricostruzione del PD. No, ma della siamo in questa situazione qua e abbiamo bisogno